Nel 2005-2006, insieme ad alcuni amici agricoltori e a un collega più vecchio di me che fa tuttora lo stesso lavoro mio, abbiamo deciso di fondare la scuola esperienziale itinerante di agricoltura biologica per trasmettere le nostre conoscenze a tutti coloro che desiderassero avviare o proseguire un progetto di impresa agricola basata sulla coltivazione biologica della terra. C'erano degli istituti, l'istituto Casa Famiglia si chiamava, erano degli istituti rurali nei quali i ragazzi degli agricoltori, figli degli agricoltori, alternavano l'attività agricola a quella scolastica, cioè praticavano. Per cui l'idea del praticare era quella che ci ha guidato, cioè dobbiamo fare qualcosa che sia pratico, meglio che farglielo fare agli agricoltori, non c'è. Accoppiamola con la parte didattica un po' più approfondita, teorica, insomma, e tecnici e teorici, insomma, no, di questa parte agricola si sono sommati a noi agricoltori e da questo è nato, insomma, sto progetto. Questo progetto è rivolto ad adulti, è iniziato in pianta stabile dal 2006, lezione al mese, il venerdì pomeriggio e tutto il sabato. Da allora abbiamo fatto lezione tutti i mesi e mediamente abbiamo 8-10 allievi all'anno, che è un ottimo numero per applicare il metodo esperienziale di apprendimento. Cioè di fare le cose insieme agli allievi, cioè gli allievi imparano a coltivare la terra con metodo biologico facendo le cose insieme all'agricoltore o, quando questo non è possibile, osservando sul campo quello che l'agricoltore ha fatto con lui che spiega. La struttura amministrativa è una struttura di un'associazione. Abbiamo preso un'associazione che si chiama Associazione Esapoda, che lavorava con la parte che riguardava la divulgazione sull'uso degli insetti utili, per cui l'associazione c'era già, non abbiamo neanche dovuto fondarla noi, insomma, e la cosa è gestita dal punto di vista organizzativo, finanziario, eccetera, da questa che è un'associazione. Sostenibile, tu devi modificare le tecniche di coltivazione e le devi modificare riducendo tutti gli input esterni, tra cui l'uso dell'energia, che non è solo sulla forza motrice, il gasolio, i fertilizzanti, gli antiparassitari, non è solo quello, sono anche le ore di lavoro, ma per sostituire questa, diciamo, tutta questa profusione di energia, tu devi avere al tuo fianco le forze della natura. Questa transizione intanto è un processo di cambiamento che deve essere coordinato a livello nazionale e sovranazionale. Quindi dietro ci deve stare una volontà politica per potersi svolgere. Abbiamo visto che per il successo di un progetto non basta solo la formazione, ma ci vuole anche l'accompagnamento, perché la formazione può non essere sufficiente, perché la formazione comunque copre una quantità limitata di conoscenze che sono necessarie. Ecco. E l'accompagnamento è importante perché, per quanto poco, completa alcune lacune che ci sono state a livello formativo, ma soprattutto rassicura la persona. A me gratifica personalmente, perché il fatto di sapere di aver lasciato un buon ricordo nelle persone che sono passate qui e che la maggior parte di esse continua a essere agricoltore, mi gratifica moltissimo. Il fatto di aiutare delle persone a raggiungere questo loro sogno. Questo ad esempio dove stiamo parlando adesso siamo nell'aula magna della scuola, perché qui è dove abbiamo fatto la prima riunione. Cioè, sapere che c'è qualcuno che sta pensando a come
mappare tutta una condizione di questa diversità. Vorrebbe dire che nel momento in cui entro nella mappatura posso vedere anche gli altri, per cui posso confrontarmi, posso capire, posso vedere che tipo di percorso ognuno ha fatto, differente.